Buongiorno a tutti, vi trovate in un luogo molto speciale, siamo nei depositi del Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno in provincia di Sondrio, un museo comunale che ha una collezione di oltre 50.000 pezzi e qui siamo nel deposito in cui sono presenti l'erbario e le collezioni dei vertebrati superiori. Allora, questo è un museo che proprio quest'anno, nel 2024, compirà 50 anni. È nato da delle collezioni che sono importantissime, sono tutte collezioni locali, quindi vengono dalla provincia di Sondrio o dalle Alpi centrali, e sono importanti per lo studio degli animali, della fauna, della flora e dei minerali locali. Qui, in questi armadi, sono rinchiusi gli uccelli e i mammiferi tassidermizzati, alcuni preparati in modo da essere naturalizzati, ovvero avere la posizione che hanno normalmente, altri invece sono preparati solo a scopo scientifico. Allora, qui in questi armadi abbiamo i mustelidi, come potete vedere anche diversi tassi che spesso ci vengono portati in museo perché vengono investiti dal traffico locale. Oltre ai mammiferi ci sono anche 1000 uccelli, di cui più di 200 specie, tutti di questa valle. Amici di GufoTube, adesso entriamo nel vivo. Questo è quello che vi interessa sicuramente di più. Abbiamo la collezione di rapaci notturni. Qui potete vedere quelli naturalizzati, alcuni lassù invece preparati a siluro. Si dice così perché sembrano un pochino dei proiettili, sono preparati in pelle, pronti per essere messi nelle teche, essere esposti o essere studiati. Anche in queste calzettiere abbiamo una collezione di uccelli, come potete vedere questa è una serie molto numerosa e importante, in particolare di allocchi, per cui se c'è qualche ricercatore in ascolto che vuole venire a studiare i nostri uccelli, gli allocchi o non solo, può chiedere informazioni al museo e venire tranquillamente a visitare e studiare la nostra collezione. Allora, vi aspetto a questo punto qui in museo a Morbegno, in via Cortivacci 2, mi raccomando, guardate sul sito gli orari di apertura, il sito è www.museostorianaturale.it e detto questo, gufo ciao!